C'è chi torna al Fanuzzi, c'è chi saluta, anche con un po' di amarezza. Il ritorno è quello di Umberto Prisco, l'attaccante che a dicembre aveva salutato il capoluogo messapico in cerca di migliori fortune, che evidentemente non sono arrivate. La punta torna così a disposizione del tecnico Enzo Maiori, che in fondo aveva anche dimostrato di apprezzare le qualità del giovane attaccante, utilizzato spesso da titolare al fianco del bomber Galetti. L'addio invece è quello del socio Guido Sarnicola, che nella giornata di ieri ha ufficialmente comunicato il suo disimpegno. Un saluto che, dopo la bufera societaria di novembre, culminata poi con l'addio dell'ex presidente Roberto Quarta, era sicuramente nell'aria. Nessun commento da parte dell'attuale dirigenza, non fosse altro che il silenzio stampa, indetto ormai il 22 gennaio, subito dopo, cioè la sconfitta interna subita con l'Ischia e la conseguente contestazione dei tifosi, è stato prolungato fino a data da stabilire, un modo come un altro, probabilmente, per tenere lontani i giocatori dal clima di tensione di queste ultime settimane.